10.004, terzo posto Salvatore Gentile, secondo posto Santi Leo e al primo posto Salvatore Arresta. Eccoli qua, Totò Arresta, primo classificato della classe E2SC 1004. Allora, intanto è arrivato Pierluigi Bono, quindi abbiamo la possibilità di far fare la foto almeno e gli diamo il primo posto delle bicilindriche. Dov'è Pierluigi? Dov'è? Dove sei? Ah, ok, non te ne andare, ti abbiamo trovato. Partendo dal decimo posto assoluto e iniziamo ad accogliere con un applauso Santi Leo. Naturalmente, se ci sono, schierateli voi, metteteli voi per la foto finale. Allora, metteteli in posizione in modo tale da poterli schierare per la foto finale. Nono posto per Salvatore Catanzaro. Salvatore Catanzaro, se c'è, vado avanti. Ottavo posto Gabriele Di Bartolo. Settimo posto per Giuseppe Giametta. Sesto posto per Antonino Virgilio. Quinto posto per Domenico Palumbo. Ci siamo? Quinto posto Domenico Palumbo. Quarto posto per Girolamo Ingardia. Mi pare che lo spazio lo stiamo tenendo, però, quindi siamo più tranquilli con questo. Bene, allora l'applauso enorme lo facciamo. Che abbiamo? Ce l'abbiamo? Più veloce, ragazzi, dai, partecipiamo. Dai. Allora, schieriamo tutto pronto, spumante e quant'altro, perché tra poco andiamo con il quarto posto, che è Girolamo Ingardia, che non c'è, non è presente. Io naturalmente ringrazio anche chi è dovuto andare via per motivi anche di tempo, ma ringrazio soprattutto chi è rimasto. E anzi, fatevi un applauso tutti voi che siete rimasti, perché sappiamo quanto è faticoso naturalmente, due giorni, ma quanto è giusto comunque essere presenti alla premiazione. E allora accogliamo con un grande applauso il terzo classificato di questo sedicesimo slalom Città di Avola, terzo posto per Salvatore Arresta. Dov'è Salvatore? Totò, dove sei? C'era prima, spero che ancora ci sia per la foto. È andato? È andato Totò. Ma abbiamo il secondo posto per questo sedicesimo slalom, Salvatore Venanzio. Eccolo qui. Al primo posto vince il sedicesimo slalom Città di Avola Emanuele Schillace. Allora, io, mentre premia l'assessore allo sport Fabio Canceni, io invito tutti coloro che hanno fatto parte anche dell'organizzazione di fare una foto. Approfittiamo del podio, approfittiamo anche della corona che viene data, e tra poco, prima della... non aprite le bottiglie, gentilmente, non aprite le bottiglie. Io, mentre che siamo tutti qua, fate le foto intanto, do la parola a Sergio che naturalmente qualcosa da dire ce l'ha. Ma io volevo solo ringraziare tutti, soprattutto i piloti, che è sempre l'anima delle gare. Grazie invece alla Protezione Civile, grazie a tutti i commissari di percorso, grazie allo staff organizzativo, a Giovannino, Maurizio, ad Angela, al professore Giunta. Siamo tanti. Il momento è quello vostro. Siete stati grandi, avete dato spettacolo. E un arrivederci al prossimo anno. E allora fate le ultime foto, unitevi per le foto, chi deve farle, perché tra poco diamo comunque la libertà dell'apertura dello spumante. Noi sappiamo che dobbiamo fare un passo indietro.